Ciao, ciao a tutti ragazzi. Allora, io sono Nico, abbastanza provato, e lui è Kevin. E Che banda di merda. questo ha riassunto praticamente il video. Noi siamo un pochino tristi e forse anche amareggiati da quello che è appena successo, e quindi probabilmente partiranno querele e denunce. Questa è purtroppo la situazione. Ragazzi, è uscita la banned, che sarà in effettivo uso dal 3 di ottobre, quindi sarà un fine settembre veramente brutto. E la banned ci ha portato via molti affetti personali, un pochino come i tedeschi con gli ebrei. Partiamo subito magari a discutere che cosa è successo. Partendo dalle bannate, adesso la lista non ce l'ho sotto, però tranquilli che ho paura. Prima carta bannata di cui vogliamo discutere è Snow. Buoncavi mi fa un'analisi tecnica per Snow, nel senso, Ma Snow molto forte, però non è che ha inciso così tanto su Tiarlament. Io speravo che toccassero Instant Fusion, che è quella carta che è gratis di fare di quei plus spaventosi. Oh, curioso. Però Snow, sì, gli ha fatto una piccola hit, però non è che gli hanno tolto il rospetto. diciamo che come carta era stupidamente forte, nel senso che un Book of Moon non once per turn che entra a gratis, poteva Un'interruzione. autocenarsi, esatto. Era fastidiosissima, quindi la Konami riconosce il suo errore. Sono contento che sia stata bannata anche da ex BA player, era troppo forte per tirarla. Di seconda bannata. Anche Fibrax. No, 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 c'è una carta un pochino più importante prima. Ronin Todit. Allora, il fatto che questa carta di Ranetta è stata bannata è il motivo per cui probabilmente non potrò usare lo shampoo per molto, molto tempo ancora. Purtroppo io stavo giocando Sprite, me l'avevano prestato e poi l'ho preso. E diciamo che vedere subito questa carta bannata fa un pochino perdere fiducia nell'umanità. Beh, allora, qui secondo me ci sarà un monometa, cioè i Shizu Tiarlament. Boh, secondo me hanno tolto anche un po' di mezzo sprite in modo da renderlo più un engine che un deck vero e proprio, un po' come Dogmatica. Quindi comunque costa comunque tanto, ma il monometa sarà probabilmente Tiarlament con gli Shizu, che sono qualcosa di aberrante. Cosa manca a Sprite ora? Fiducia in se stesso, prima cosa. Sì, Dando. esce il Link nuovo, il Link 2. La trappola, ok, però sei andato troppo a colpirlo. Che stasera Cioè, in abbiamo scoperto che non si può essere che non può essere linkato. linkato, quindi La Madonna probabilmente farò è uso di un cianura, non po' lo so. meretrice. È di facile costume. Esattamente. Proprio caro, Dio porco. Amen e tutto quanto, siamo cristiani. Votate Meloni. Comunque, la terza carta bannata per passare subito, altrimenti veramente diamo fuoco a qualcosa, è Needlefiber, però Insomma, meritatissimo, voglio dire. ok, batte sul ferro finché è caldo, ma Dio buono, mi avete tolto il rospetto, mi togliete anche un'altra carta che è Sprite, Sì, giocava nel senso, Sprite, sì. si andava un Ash Blossom, però Non era sano a darsi un entrap che no, vuole, ci per l'amor stava di Dio. toccare anche Però, Fibrax, oddio, il combo del rospetto cazzo no, mi ha rotto i coglioni. C'era sì. gente che ho beccato uno su DB che ancora mi faceva Calamity con sto merda di Needlefiber. Era un pochino una rottura di cazzo, soprattutto per la carta subito dopo bannata che è Chaos Ruler, ma Chaos quello lì. Ruler, vabbè, quello è stato giusto bannarlo, Cioè. però io ci avrei visto bene, anche curioso. Sì. Uno 1.500 ad A1, l'altro fa push generica. Diciamo che cioè, Chaos Ruler è un sincroto generico che 1.500 rientra, quindi ti fa body, ti permette di fare altre E si usa giocate. con i punk, se non Porca sbaglio, no? puttana troia. Sì, Quindi sì, tu sì, lo sì, usavi sì. con i punk. No, ci sta. Il problema è che, cioè, era stupidamente forte. Non penso che nessuno piangerà per questa merda di cosa. Da parte le scimmie che giocano a combo deck. Esattamente, sì, come quello che ha beccato su Dueling Book che deve morire sotto un ponte. Red L'ultima carta Reboot. bannata è Red Reboot. Figa. Allora, stupidamente forte, perché è una carta che concettualmente è sbagliata, cioè shutta via completamente le trappole. Però porca puttana, c'è qualcosa che mi sfugge, Però cioè. finché esistono 550 milioni di floodgate, compresa skill range, poteva anche stare. Io non ho mai risolto Red Reboot perché tutte le volte che pescavo l'oppo aveva settato 5 e sotto c'era Judgment, quindi la Madonna di Cristo. Non l'ho mai risolto, ragazzi. Però tu sei un giocatore di Mi ha livello. fatto Io non ho i 15. capelli e quindi non posso risolverlo. Voglio dire, Red Reboot, Dio porco, che cazzo la mettiamo a fare? Cioè. Anche perché adesso con la nuova fusione dei Runic, tutte le carte che vanno a spaccare diventano completamente inutili. Fan cagare. Perché non è che tu lo attivi in catena, come mi ha fatto notare il buon Bosatelli, tu anche in risoluzione, cioè tu lo attivi qui il mostro, ma in risoluzione, condizione di bannarlo, È comunque l'incepira. è l'incepira veramente troppo È forte. Quindi l'incepira, quindi. Spolverino se ne va al baretto, Lightning Storm anche, Twin Twist and idem. Ciclone può bannare solo una, quindi se quello lì c'ha qualcosa di più di un floodgate del cazzo, ti apre il culo. Io veramente non ho capito perché hanno bannato sta carta. Boh. Vero che era stupidamente forte, magari vogliono farlo per qualche commercialata. In futuro c'è qualche mazzo trappola che esce, non lo so, scrivetelo nei commenti che tanto non li leggiamo. Poi passiamo a una cosa più soft.
soft, più leggera, limitate. Blackwing Steam the Clock. Che cazzo è? Esatto, e infatti passiamo subito alla seconda carta. No, allora, il discorso cos'è? Che... Bannato perché? Perché c'erano i Delphiber e faceva delle puttanate. Bannato okay. Anche per Sorcerer. Non c'è più dei Delphiber, tutti quei tuner qua di merda escono. E tra l'altro perché l'hanno messo a uno proprio adesso? Perché tra un mese esce il pacchetto dei Blackwing. E quindi praticamente chi vuole, spero nessuno, ragazzi. Perché non hanno toccato Tiamat? Perché devono vendere Ishii? Assolutamente, no, ma perché c'è qualcuno alla Konami che cospira contro di me. Instant Fusion, secondo te, era una carta da tenere a uno, Instant Fusion? Assolutamente no. Boh, basta. Il problema è cos'era quella roba lì. Tanto a uno non la vedevi, ma Red Rebel l'ha bannato, allora che ragionamento c'è? Purtroppo la Konami lavora gente che non definirei umana. Quindi passiamo oltre, per altrimenti. Assolutamente, Kevin, assolutamente. La mia rabbia è contenuta. Cyber Jara che ha uno. Poi l'assetto passo spacco completamente lenta come tutte le giare che usciranno. Infatti la mia predizione sarà che tra qualche momento risbaneranno anche Giara di Fibra, che è una delle carte bannate dal 2002 penso. Ma sono troppo lente le giare, ragazzi. Se volete farci sopra il libro di Taiyou per fare il vostro empty jar FTK, mi dispiace, vi vengo a trovare in ospedale. Poi match a Phantom Beast Lion, tornato anche lui, quello che è generato, bravissimo. Non c'è più Roradon, non c'è più coso, basta. Chi lo vuole giocare in match a Phantom Beast lo andiamo a trovare tutti quanti, va bene? E gli portiamo un mazzo di fiori e delle arance, perché probabilmente sei in galera. Poi Substitod, ancora carta bannata dal 2010, era quella che faceva FTK. Era bannata per Ronin Tony, perché Ronin Tony continuava a riportarsi bannando le rane. Attributi un mostro, porti rana, FTK con Mass Driver. Mass Driver è una magia continua, attributi un mostro, fai 400 all'otto. Hai capito? Adesso, come dice, e saluto il buon Filippo Ghislandi, definito trombetta, meno male che è tornato Substitod, vero? Poi Spellbook of Judgment, di qua lascerei parlare. È quella carta che è stata bandita nel 2012. Sì. Perché ovviamente per ogni carta magia che tu attivi in hand, Spellbook of Judgment ti fa dare tante magie spellbook per quante magie tu hai attivato in quel turno. E in hand ti evoca un mostro, paga il numero di libri che hai usato. Insomma, evocavi Yogen lo spiritualista, che essenzialmente fa Vanity Emptiness. Perché è tornata, perché fa cagare. Perché è tornato, Blue Boy però livello 2 con i sprite. Esatto, potete provare a montare e venire al nostro local, così che ci servono i buy poi. Esatto, effettivamente è una carta fortissima, perché sì, però devi giocare tanti brick e appunto volete giocare spellbook puro, va bene. Joken potrebbe essere un problema, però esiste in permanence. Ma evoca in hand lui, Hai ragione, però nel mio turno li faccio in permanence. Sì, anche questo è vero. L'ultima Pointer of the Red Lotus, ecco. La Madonna tirava sul naviglio. Il problema è che era una carta comunque anche lì stupidamente forte. Cioè Minecraft hanno dovuto fare un'errata, perché era gigantesca, come diceva anche il buon Francesco, che adesso sta reggendo la telecamera. Il problema è che Red Lotus invece era 3, con un costo stupidamente basso, cioè pagare life points e rivelare la mano. E porca puttana, ti toglievo una carta. Cioè io vorrei salutare il giocatore di Synchron con cui ho bestemmiato, perché mi ha fatto Red Lotus, ho perso l'unica partenza che avevo. Spero che in questo momento stia cercando un mutuo, perché non te lo daranno mai. Semi limitate, non esiste questo formato, quindi non ce ne frega un cazzo. Quindi Unlimited Dynamite, il drago coso. Poi Cyber Angels, mi fa più una carta, cioè nel senso sì, poteva tornare a 4, è una merda. Cioè tutto ragazzi, nero. Una merda. Poi Bentena 3. Ventena 3, e ne abbiamo parlato prima sul nostro gruppo, e se volete salire anche sul nostro canale Discord, saliteci, perché noi non ci saliamo mai. Benten a 3 dà la stabilità a Drytron, che comunque a lui adesso non serve, perché comunque rimane, diventa un buon mazzo stabile, combo consistente. Ma senza Eva, ragazzi, Drytron, come dice anche il buon Bosa, che penso che ne sappia più di noi, il mazzo... Posso dire quattro parole? Certo. Dark Ruler no more. Esatto. Purtroppo prima Eva gli dava il motivo di giocare attorno a Dark Ruler e gli dava recovery. Adesso dategli pure 3 Benten, che cazzo può fare il mazzo? Magari Libromancer potrebbe essere un'idea, scrivetelo sempre nei commenti che non leggiamo. Poi Shooting Riser Dragon, non ho capito neanche perché è andato a 1. Non sapete che cazzo è. Esatto, il 5-7 che quando entra milla una carta. Si usava per Needlefiber, tutte esatto. Quelle troiate lì. Needlefiber è bannato, adesso torna 3. Stanno uscendo di prigione talmente tante carte. Stanno, quando è morto. Mi escono tutti tranne mio zio. Allora, Fusion Destiny. È quello lì che c'ha il colera. Fusion Destiny, praticamente, è tornata 3, che un po' mi spaventa come cosa. A me invece mi piace, io ero innamorato di quella fusione, e poi ce l'ho Ultimate. A 2 prima era cioè era diciamo scoraggiante giocarla perché non la vedevi, adesso con 3 la puoi vedere molto più spesso, non c'è Anaconda, quindi ok. Hero c'ha tutto 3 comunque, ragazzi. A parte Malicious, Hero c'ha tutto a 3. Nadir Servant 3. Questa Nadir Servant a 2 lo vedevi un po' meno, ma adesso che ha 3 secondo me possono tornare, può tornare come un giant da qualche parte forse. Soprattutto nei mazzi contro. Nadir è una carta veramente devastante, quindi è probabile che la rivedremo. Trickstar Light Stage a 3. Carina, ma bastava 2 c'era Terraforming. Sì. Nel senso, ne vedi troppe. Alla fine anche quello è un engine. Si giocava in Sprite. Non giochi, come cazzo si chiama, Trickstar puro. È normale che tornava, l'avevo già detto nella problema
settimana scorsa Balnet. Ultima carta, l'avevo già vista, Wall of Revealing Light. Che cazzo è? Voglio dire, Kevin, la reazione che hanno avuto tutti è la stessa tua quando l'hanno letta, cioè quel muro di merda che paghi tot life points e non puoi più fare niente, ragazzi, è tornato a 3, non lo rivedremo più. Ma non più si può più fare questa cosa qui, FTK. Certo, no, non la puoi fare, ma non è tanto un FTK, diciamo che lo spalmiamo su 10 turni di partita. Vabbè, ragazzi, quindi... come trappoli c'è skill drain, di cosa parliamo? Esattamente, quindi ragazzi, buona fortuna a pagare 7000 life points. No, e niente, considerazioni finali, Banned è abbastanza deludente. Cioè, veramente deludente. Non volevo bestemmiare di lunedì sera, ma è successo più e più volte, voi non lo sapete. Mina Mistica 3. E Mina Mistica 3. Mina Mistica 3, falce intoccata, esatto. Instant Fusion intoccata, curioso, cioè, intoccato. Il nostro acquisto, Mattia Ravasi, ancora una volta, è forte come capitano. Qual è? Tier Lamez è ancora fortissimo, Sprite ha preso una vrangata che se la ricorderà per sempre. Cyberstein è l'unica soluzione. Pagheremo 5000? No, no, state mai giocando Life Twin. Stiamo giocando Life Twin, è l'unica cosa migliore. O Blue Boy. Blue Boy, ragazzi. Io Blue piuttosto Boy, che giocare lo Scarafaggio che paga 3000 mi butto da un ponteggio. Allora, ragazzi, concluderei con questo video, che siamo tutti un po' stanchi, vogliamo andare a casa abbastanza. Un salutone da Nico, un salutone da Kevin, un salutone dal buon Chiarabagi, un salutone dal nostro Cameron, da tutti i GGD. Vi auguriamo buonanotte e sogni d'oro.